Ciao ragazzi, io sono Red e oggi parliamo di cintura tattica, come andarla ad agghindare, quali sono le cose da tenere a mente, eccetera, eccetera, eccetera. In più vi faccio vedere il mio setup. Prima però di partire, spoiler gigantesco, che non è uno spoiler in realtà, faremo una FAQ per i 15.000 iscritti. Cos'è una FAQ? È l'acronimo che leggete qui. Sostanzialmente ci fate le domande e noi vi rispondiamo. Se volete partecipare, avete fino a mercoledì prossimo per seguirci entrambi, sia me che ovviamente il negozio, su Instagram e farci le domande in DM su Instagram. Quindi dovete andare su Instagram a farci le domande. Potete farle anche qua sotto se proprio non ci volete venire a seguire o non avete Instagram, ma sappiate che daremo priorità alle domande che ci vengono fatte su Instagram per forza di cose. Avete fino a mercoledì. Quindi bando alle ciance, passiamo al video, ma prima sigla. Lasciate perdere il fatto che sono in pantaloncini, perché se fosse stato effettivamente per me lo starei girando senza maglietta questo video, perché ci sono letteralmente 800 gradi. Tra l'altro, per evitare il rimbombo ho dovuto tipo aprire anche la finestra. Partiamo analizzando la base della cintura. Questa cintura tattica è composta da due pezzi. Questa, che come potete vedere è una di quelle cinture da aggancio veloce, non è una Cobra, per chi se lo stesse chiedendo consiglio di prendere la Cobra. Questa invece è un modello del costo che pagata 10 euro, che ho preso semplicemente perché la Cobra ce l'ho sull'altro cinturone e non avevo voglia di spendere quella cifre. La base sotto della cintura, che come potete vedere è fatta veramente bene, tagliata al laser, è una Templar Gear. E ve lo dico già, tutte le altre tasche presenti all'interno di questa cintura saranno Templar Gear. Templar Gear per me è fantastica, fa dei prodotti tagliati al laser che sono al bacio, e quindi ho deciso di farla completamente Templar Gear. Vi consiglio anche le loro tasche, trovate il link in descrizione. Prima cosa che troviamo è questo moschettone a cui ci è attaccato un solo guanto, perché l'altro l'ho perso domenica scorsa, e che utilizzo per appunto portarmi dietro i guanti, perché non sempre li utilizzo, molte volte preferisco stare in puntamento senza, e questo mi permette di tenerli comodi lì a portata. Consiglierei di non utilizzare questo genere di moschettoni perché fanno un sacco di rumore e poi dopo sono super colorati, ce ne sono di 200 tipi diversi molto più validi, io ci ho messo questo perché sono sfaticato. Un'alternativa molto valida sono questi moschettoni della FMA, sono validissimi e vengono in pacchi da 3 o 2, adesso non ricordo. Sono comodi, non sbattono, non fanno rumore, sono iper ultra resistenti e ovviamente facili da utilizzare. Subito dopo troviamo due caricatori per la pistola e uno per il fucile d'assalto. Questo perché mi piace agghindare e settare i miei cinturoni in modo tale da poter funzionare indipendentemente che io abbia il tattico o meno. Quindi se io per caso voglio togliermi il tattico per essere più veloce, posso comunque avere abbastanza risorse all'interno del mio cinturone per operare, senza quindi avere il problema di non sapere dove mettere il caricatore del fucile e o della pistola. Quindi fatta semplice, la mia warbelt può essere operata e utilizzata indipendentemente che io abbia il tattico o meno. Non ve l'ho detto, questa tasca è una portacaricatori rigida della Warrior, le adoro perché possono essere inclinate, volendo si possono anche utilizzare in questa maniera con il caricatore al contrario, non che ce ne sia un bisogno assurdo, però comunque si può fare. Mentre le due portapistola sono sempre Templar Gear, esattamente, molto comode, riuscite ad estrarre i caricatori in maniera semplice, fare il cambio caricatore e poi dopo andare a mettere il caricatore esausto appunto nella tasca drop down pouch. Continuando sul posteriore, parlato della drop down pouch, che vi ho già detto è una tasca che per me è essenziale, troviamo un utility pouch. Al cui interno potete mettere sostanzialmente quello che vi pare. Questa è sempre una Templar Gear, io ci tengo un po' dei beni di varie necessità. E sempre per il discorso che facevamo prima, è utile avere comunque una tasca dove potete mettere tante cose, perché così potete operare con il cinturone indipendentemente che abbiate il tattico o meno. Finendo di fare il giro, troviamo ovviamente la mia fedele pistola con il suo ovviamente attacco per cinturone. Questa è una di quelle fondine a quick release molto semplice, avete il tasto di lato che vi permette di estrarre, mettere dentro la pistola, fa poco rumore perché comunque rimane abbastanza attaccata al tattico, non è sicuramente la migliore sul mercato ma fa quello che deve fare e mi piace parecchio. Ultima cosa, che è probabilmente la più interessante, questa è una tasca portagranata della Templar Gear, come avevate immaginato, sempre tagliata al laser, che mi permette di trasportare, adesso tiro la spoletta e salta in aria tutto, una granata tattica direttamente sul cinturone, sempre perché voglio avere un cinturone che sia come la borsa di Mary Poppins. Questa è la mia overview della mia cintura tattica, è ovviamente in Ranger Green, non ve l'ho detto all'inizio, è un colore che mi piace molto, si stacca un pochino da soliti colori e poi può essere utilizzata in maniera molto figa con
il mio plate carrier, appunto in simil police, con anche la patch sheriff qua dietro, quindi faccio insomma il poliziotto americano. Il consiglio che vi do sempre è, quando andate a settare la vostra cintura, di provarla subito, perché molte volte si dà per scontato che come abbiamo deciso di posizionare tutte le varie tasche sia funzionale e funzioni. In realtà, fin quando non ci mettiamo letteralmente a correre per il campo e proviamo ad estrarre la pistola, proviamo a prendere i caricatori, non ci rendiamo veramente conto di quanto sia effettivamente funzionale e ben settata la nostra cintura. Vi consiglio quindi di prendere il vostro bel plate carrier, ve lo sbattete addosso, ci mettete i caricatori, vi mettete il fucile addosso e provate a utilizzare la vostra cintura e vedete se effettivamente funziona. Molte volte, per esempio, mi sono trovato a posizionare la fondina per la pistola in una posizione nella quale per tirarla su sbatteva contro il tattico e quindi non riuscivo a fare un'estrazione veramente comoda. Stessa cosa vale per i caricatori, questa è una cosa che ve la dico perché tenetela bene a mente: la cintura deve essere posizionata in modo tale che possiate estrarre le cose in maniera semplice. Se per qualsivoglia motivo il ciclo di ricarica o il ciclo di estrazione del caricatore viene interrotto perché è posizionata male, dovete cambiare posizione. E questo è sostanzialmente quello che vi volevo dire. Trovate in descrizione ovviamente linkati la maggior parte dei prodotti di cui vi ho parlato. Vi consiglio di dare un'occhiata soprattutto sul nostro sito del Monopoly Software Shop, link per l'ennesima volta in descrizione, i prodotti Templar Gear, perché sono veramente il top della gamma per quanto riguarda qualità e soprattutto comodità di utilizzo. Vi ricordo inoltre che, come al secondo speciale dopo il gameplay per i 15.000 iscritti, faremo un FAQ, e se volete farci le domande dovete andare su Instagram, seguire entrambe le pagine e farci le domande lì. Noi selezioneremo ovviamente le più interessanti, perché ce ne arrivano sempre una quantità industriale, e poi successivamente faremo il video a posto che uscirà sabato prossimo. Avete fino a mercoledì, quindi siete stati avvisati. Qui da Red è effettivamente tutto e stay hungry!